Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa parte di Undertale in italiano. Nello scorso episodio Masterchef Undyne ci ha insegnato come cucinare un meraviglioso flambé di casa, volevo dire spaghetti. E in questo episodio dobbiamo continuare il castello 2. Dobbiamo continuare la nostra avventura fino ad arrivare al castello di Asgore. Oh, ciao, cosa vuoi? Sono Caldo Giro Torcia Accesa, ricordati il mio nome. Ok, Caldo Giro Torcia Accesa. Oh, amo i panini. Ehi, non è strano che ti sia danni il soggetto di quel tipo? Forse sono troppo pigro per toglierla. No, non è strano per quello, non è strano perché siamo a Roventerra. Panino tostato. Vabbè, giusto. Ehi, ho ricordato il mio danno. Puoi comprare un panino. Sono solo 30 G. Grazie Ciccio, ecco il tuo panino. Sì, panino, l'abbinatore di panino. Va bene, Sans. Bella l'host, mi piace. Questo è un po' di meno. Oh no. Io non riesco a dire, ragazzi, io non sono capace di comunque attacchi di 30 del genere. Io non sono in grado di riconoscere questo mostro, non è stato. Alzi te il mostro, ti ricorda come si deve stare. Caldo. Credo non fare quell'attacco. Raga, io non sono capace di evitare quell'attacco. Non penso neanche di tagliarmi da questa parte. Io non sono in grado di evitare quell'attacco perché con la tastiera che funziona a volte sì, a volte no. E non sono veramente in grado. Ma quindi io ho perso il mio panino. Il panino c'è ancora. Ok, perso, quindi aspetta che lo riprendo. Voglio far finire la campagna di Sans. Ti prego non di nuovo. Ok, adesso sono pubblicato lo stato. C'è una con la mia qualcosa. E l'immagine di Astra Tete di una donna gatta c'è una cosa che non si sta. No! Calda. Provo. Dai! Questo è meglio di prima. Oh mio dio! Oh mio dio, raga, non so che cosa. Napstop 22 ti ha inviato una richiesta di amicizia. C'è già richiesto? Se non si è già rifiutato da solo. Napstop! Ciao, parla di tutti i saldi. Questo pazzo di tipo vedi quei pulsanti di davanti? Dovrai premere 30 secondi. Proverò di dati un video. Ok, ora che mi tengo. Ehi, sembra proprio che mi dico di tutto un po' due. Alphys, hai sbagliato un po'. Ehi, devo andare in bagno. Mi sono fregata per un po'. Oh no, io mi ricordo di questo pazzo. Non ho mai capito come sono stato. Mi faccio risolvere la cosa.
acqua. Allora ragazzi, tutto il capito. È l'unica persona che mi sono dalla scuola, perché era lui girato. Se io scendo giù, mi salgo giù. Ok! Mamma mia, mai più un pazzo del mondo. Oh my god, ciò che dice che il mini 2 è meglio di un mini 1, no? LOL, non scherzo, dai. Sapere che tu non sapevo come scassinare anche se fosse un po' di non vedo che non basta la mia risorsa di ogni due nel mio dolce baci due una mia dolcezza nel baci mi fa schifo è stato di Alphys. Ehi tu fermati, abbiamo tipo ricevuto una soffiata anonima su un umano con una maglietta a righe. Ci hanno detto che stava girovagando per lo venderla. Lo so, fa accappare la pelle, vero? Beh, scialla, ti vogliamo noi al sicuro. Che c'è, fra? La maglietta che indossa? Cioè, che ha di strano? Frate, pensa anche tu quello che penso io. Cacchio, è tipo super imbarazzante. Ti dobbiamo tipo riempire di mazzato, roba del genere. Le guardie reali attaccano. Allora, guardia 1, osserva. Praticamente dice che il guardia reale della natura brillante e lucida. Tipo all'attacco, attacco di squadra. Allora, attenti perché questi cosi fanno male. Ok. Non si hanno la fronte. Io mi ricordo cosa devo fare. Bisogna scoprire la natura di 02. Dice la natura di 02, la cosa di trovare via. Tipo crepa ci può essere la spazio alto. Dobbiamo stare più costantemente sotto l'armatura. Non girarci più. Armatura. Fa caldo. Molto meglio. Per uno sono preoccupato. 01. Proviamo a sussurrare. Dice a 01 di esternare i suoi sentimenti. Devo fare un taglio, arrivo subito. Io cosa? Guardate, 02 attacca anche male ora, però perché comunque vabbè. Ok, fra, io non ce la faccio più, non così. Tipo 02, tu mi piaci, mi piaci tanto, frate, mi piace come combatti, come parli, amo fare attacchi di squadra con te, amo stare qua con te a sballonzolare, a ondeggiare le nostre armi in sync. Zeldu, io, cioè, voglio stare così per sempre. Voglio di sbam, te l'ho fatta, frate. 01. Sì, fra. Ti andrebbe di prendere del gelato? Dopo? Certo, frate. Che vuol dire? Sono due maschi, ma... Vabbè, amore. Quindi... Mamma mia, io ho sempre odiato la battaglia contro i guardi reali per l'attacco. Ci sono due attacchi che fanno. C'è quello che si può terminare, quello che è un altro che si può terminare.
sapè. Come fa di umano? Sapè, ok, rieccomi. Un'altra stanza buia, eh? Non ti preoccupare, le mie capacità di hacker erano tutte sotto controllo. Ma sul serio? Oh sì! Buonasera bellezze e belli gentili bellezze. Qui mettete in diretta su TG Mettete. Il peculiare evento sta cadendo la ventana est. Fortunatamente un membro del nostro staff è già sul luogo al momento. Audace reporter, per favore, trovi qualcosa che stia avvenendo di news. La bellezza e i 10 spettatori sono in trepidante attesa. Basket divertente, vero tesoro? Peccato che tu non possa giocare con queste palle. Sono palle da basket marca Mettete Fashion, da indossare, non per giocare. Non puoi diventare ricco famoso come noi. Come noi? Come noi? Hanno sbagliato. Senza un paio di sfere abbaglienti. Cerca ancora. Uno scoop dobbiamo trovare, ok? Un cane, uno scoop. Che ottima opportunità per una storia. Riesco ad immaginare la prima pagina sul giornale. Un cane esiste da qualche parte. Francamente sono impaventito. Avvisiamo. Attenzione spettatori, abbiamo trovato un cane. Oh, del pubblico. Esattamente gente, l'ambiente l'amabile storia dell'anno. Guardate le sue piccole orecchie, le tenere zampette, la morbida coda. Un attimo. Quella non è una coda. Quella è una miccia. Esattamente, quel cane è una bomba. Ma niente panico, non hai ancora visto il resto della stanza. Oh cielo, sembrerebbe che tutta questa stanza sia una bomba. Quel regalo è una bomba. Quella palla da basket è una bomba. Pure le mie parole. Audace reporter, se non disinneschi tutte le bombe, questa bomba esploderà facendosi saltare in 1000 pezzi tra 2 minuti. Non credo che farà ancora servizi dal vivo dopo ciò. Com'è terrificante, com'è disgustoso. I nostri 9 spettatori lo ameranno. Stanno diminuendo. Buona fortuna tesoro. Non ti preoccupare, ho installato un programma di disinnesco bombe sul tuo telefono. Premi disinnesca quando la bomba è nella zona disinnesco. Ora vai e prendile. Allora, il cane. Guarda che devo fare. Ah no, devo fare altro disinnesco. Disinnescato il cane. Altro lavoro, ok. Disinnesca. Ora. Dai. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ben fatto tesoro, hai disattivato tutte le bombe. Se tu non l'avessi fatto, la bomba grande sarebbe esplosa in 2 minuti. Ora non esploderà in 2 minuti, invece la farò esplodere in 2 secondi. Addio tesoro. Ah, sembra che la bomba non stia esplodendo.
Questo perché mentre facevi il tuo monologo io ho sistemato, io ho modificato. Oh no, hai disattivato la bomba con le tue abilità da hacker. Esatto, è proprio ciò che ho fatto. Maledizione, sembra che io sia stato battuto di nuovo. Dannazione a te, umano. Dannazione a te, dottoressa Alfie, per il tuo grande aiuto. Ma non ho maledito, ma io non maledico i miei 8 fantastici spettatori. Alla prossima volta, tesoro. Sono sempre di meno, comunque. Wow, gliel'abbiamo fatta vedere, ehi, so che all'inizio eri un po' strano. Era un po' strano, ma penso davvero di sentirmi più fiducioso nel guidarti. Quindi non ti devi preoccupare di quello stupido scatolone. Ti proteggerò io da lui. E se proprio dovremo farlo, basterà solo. Non pensiamoci ora. A dopo. Cos'è, Alphys? Oggi sei molto strana. Comunque, andiamo avanti. Mamma mia, è stato un parto. Più che altro perché quel bicchiere era veramente fastidioso. Perché quando stavo cercando di andare a prendere il pacco regalo, quel bicchiere era continuamente in mezzo. E io speravo di riuscire a prenderlo quel bicchiere, sinceramente, a caso, cioè speravo di prenderlo, di strisciarlo proprio senza volerlo. Fa sempre più paura il cuore. Il nucleo. Ho notato che sei stato un po' in silenzio. Hai timore di vedere Asgore? No, mi fa paura il cuore. Beh, non ti preoccupare, ok? Lei è davvero un buon mostro. Sono certo che tu possa parlargli e con la tua anima umana potrei passare la barriera. Quindi non temere, ok? Dimentica tutto con un sorriso. Tanto per dire, il core. Ci sarà un episodio dove capiremo chi è che ha fatto il core. Che cos'è il core? Da chi è stato costruito? Chi è il genio dell'informatica che ha costruito questo dispositivo in grado di produrre magia, elettromagia? Lo scopriremo ragazzi. Ho anche azzeccato il piano. Ragni. Benvenuto al nostro salotto, caro. Ti interessano dei dolcetti di ragno? Tutto il ricavato andrà dei veri ragni. Costa un po' troppo. Costa un po' troppo. Tu? Io ho finito per comprare una ciambella. Io non volevo farla, ma quella ragazza, anche se avevo detto di no, lei continuato a fissarmi in quel modo spaventoso leccandosi le labbra. Ora non ho più soldi. Mi spiace. Ehi, sono Alphys. Questa stanza è come quella che abbiamo visitato prima. Sono le pranzo del nord al sud. Dovrei risolvere per procedere. Ecco, no, non voglio sapere la risposta. Allora, andiamo. Questo pazzo è un la porta da qui. Non devo stare qui, ma non devo stare qui. Ma prima c'è Funda Aereo e Vulcanina. Allora, Vulcanina basta fare abbraccia. Oh, che tenero! Allora, piano, perché insieme fanno dei buoni abbracci. No, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, devo sparare per farmi
vero? Fantastico, è tipo il mio programma di tutto. Pare che questa persona mi chiama per il mio libro. Ma se lei mi bacio tutta. Ok, allora quello che voglio dire è ovviamente alla fine lei capisce che può controllare le persone. Ok, va bene, tipo sbagliate intero show. Penso che mi piacerebbe davvero tanto. Dovremmo guardarlo quando sarà finito questo. Oh mio dio! Alfis! Sei una rompiscatole! Ok, noi ci fermiamo qua, perché io so. Quindi, lo devi rendere.